Un anno fa ero in classe, mi stavo masturbando quando il professore mi disse: Jeb, fuori della mia classe. Quindi risposta: ma vai a fanculo, testa di cazzo, vai a giocare a No Stale, pezzo di merda. E andati a Lucca Comics. Dopo un po' di tempo incontrai una ragazza con le calze collane nere. La riconoscevo. Era due. Inutile dire che mi ero masturbato su di lei neanche 9 mesi fa. Allora, pensai, non so cosa fare. Sono troppo timido per andare a salutare le ragazze. Cosa ho fatto? Sono andato a scuola. Sono un imbecille. Il professore, incazzato nero, mi disse: come cazzo ti permetti, pezzo di merda? E in questo caso risposi: professore, posso solo dire che mi sono innamorato di due. Questo Natale, sapendo che abita a Lucca, l'ho cercata per tutta la città, ma invano. Ma ieri sera, mentre ero in discoteca, l'ho vista, le sue tette erano eccitanti. Per non parlare del culo sborrificante. Grazie, capo. Sono andato accanto a lei e ho detto: ciao, sono Zeb 89. Tu devi sapere che mi piace da impazzire, sappilo. E poi indovinate cos'è successo? Gli ho sborrato sulle scarpe. Non l'avessi mai fatto. Lei ha detto: Zebo, perché lo fai? Vaffanculo. Poi scappa via. Ma come si fa? Non potevo che pedinarla. Poi però, dopo qualche minuto, ho visto che tu hai incontrato il DJ. Guardandolo bene, ho notato che il DJ era Claudio Torres. Zio. Anche Claudio era innamorato di due di la voleva. Cosa ho fatto? Mi sono recato da Claudio, ho tirato fuori il mio minigun e a questo punto ho ammazzato due di mi viva visto. Quindi mi ha perdonato e ha detto: Zebo, andiamo a scopare. Non so se mi spiego, non mi fidavo delle mie orecchie. Ho detto: aspetta, non è possibile che abbia detto effettivamente quel che ho sentito. E invece sì, la morale della fatta ho preso due biccioni con una fatta.